Non sarà la patria dei furbetti del cartellino, tanto invisi al governo Renzi, ma sta il fatto che a Piacenza nel 2015 sono stati ben 17 i procedimenti disciplinari avviati e conclusi a carico dei dipendenti del comune, per motivazioni connesse al codice di comportamento in servizio e fuori. Di questi, ben 11 si sono conclusi con una sanzione, mentre i restanti 4 sono stati archiviati. Uno solo, invece, ha previsto il licenziamento datato 2014. I dati arrivano dritti dritti dal servizio personale e organizzazione del Comune di Piacenza che, a distanza di qualche giorno dal pugno duro del Premier contro gli statali assenteisti, che prevede la sospensione entro 48 ore dalla scoperta del comportamento irregolare e il licenziamento entro 30 giorni, rende noti dei dati significativi. Dal 2010 ad oggi, i casi di procedimenti disciplinari hanno registrato infatti una vertiginosa ascesa, passando da 4 a 17. L'aumento dei dati relativi ai procedimenti disciplinari dipende da un aumento di rilevazione di fatti, di mancanze di rispetto di quelle che sono le norme appunto previste dal codice. Il Comune di Piacenza, soprattutto in questi ultimi anni, ha applicato la normativa, quindi che già esiste, sia per quanto riguarda sanzioni più lievi, sia per quanto riguarda all'estremo il licenziamento, e La nostra impostazione è quella del massimo rigore di fronte a casi di questo genere, e non tanto per venire incontro ad un'opinione pubblica che ritiene che i dipendenti pubblici sono tutti fannulloni, cosa che assolutamente non è vera, smentisco categoricamente. Noi abbiamo 680 dipendenti in comune, la stragrande maggioranza dei quali fa fino in fondo il proprio dovere e anche oltre a volte quello che dovrebbe. Poi è chiaro, c'è sempre qualcuno magari che è un po' sbadato, e allora in quei casi si interviene disciplinarmente.